Concedetemi l'opportunità di mostrarvi da qui a venerdì, quindi fino all'ultimo allenamento in Brasile alla Continassa, un po' di qualità. Un po' tanta, perché ieri avete visto nelle immagini come il Brasile faccia viaggiare questo pallone a una velocità supersonica, perché quello è l'aspetto che fa la differenza. Non è tanto correre a livello atletico, è ovvio, devi essere a posto, e devi essere performante al 100%, ma le grandi squadre che poi vogliono vincere queste manifestazioni votando il partito della qualità fanno correre l'esecuzione, la velocità del passaggio, la qualità dello stesso, la precisione. E d'altra parte, ragazzi, in questo momento, dal vedere allenarsi i portieri, quindi Alisson, Ederson e Weverton, passando per i difensori, ieri Danilo e Bremer sono andati a un ritmo un po' più blando, evidentemente c'è qualcosa di mirato per entrambi che non hanno partecipato alla sessione con il resto della squadra, ma credo proprio che lo faranno oggi. Poi però si parla di Alexandro, un giocatore che comunque vanta, e l'ho constatato anche ieri, una buona reputazione all'interno del gruppo brasiliano. Alex Telles, Dani Alves, ho voluto fare un focus proprio sull'ex terzino della Juve, perché ieri sembrava indemoniato, è la sua ultima, il suo ultimo mondiale, e quindi vuole ben figurare ai massimi livelli e mi sembra piuttosto performante. Ieri anche Marquinhos si è allenato a parte, quindi solo un po' di corsa per lui, però si parla di Militao, di Thiago Silva, passando al centrocampo Bruno Guimarães, giocatore incredibile, Paquetá, che sta facendo molto bene a West Ham, Fabinho, Fred, Everton Ribeiro, Casemiro, chi sto dimenticando? Deve arrivare all'attacco con Anthony, Gabriel Jesus, Neymar, Neymar che ieri nel Torello non la faceva vedere mai a nessuno, Richarlison, tra i più precisi sotto porta nelle esercitazioni ieri, Rodrigo, che è l'arma in più a gara in corso solitamente del Real Madrid, Rafinha, che non ha ancora messo in mostra tutto il suo potenziale con il Barcellona, Pedro, una meteora a Firenze, ma che col Flamengo ha fatto molto bene. Insomma, secondo me questa è davvero la squadra più forte a livello qualitativo, a livello anche proprio di caratteristiche in vista del Qatar. Quindi io ho deciso, ragazzi, non potrebbe essere altrimenti, dopo aver visto il Brasile qua alla Continassa, io sosterrò la Seleção. Però parliamo anche un po' di Juve, eh? Fine settimana termineranno gli allenamenti per tre giocatori,
Tra l'altro, se non sbaglio, Sulè è stato poi anche impiegato con la Next Gen nelle esercitazioni e tutto, e quindi è normale che ci sia una sorta di countdown per poi dare a questi giocatori che sono pochissimi, quindi non è che non puoi fare niente, perché onestamente anche io quando ho visto i giorni di pausa, perché poi la Juve si allena fino a venerdì, dopodiché ci sarà questa lunga pausa di 3 settimane praticamente, mi sono chiesto, ma non è che saranno un po' troppi giorni? Però d'altra parte, se non c'è nessuno con chi lavori, quindi ciò che conterà poi sarà dal 6 dicembre in poi, quando la Juve si riprenderà nella continassa, quando man mano poi che verranno eliminati si uniranno anche i giocatori che ora hanno solo in testa il Qatar, dopodiché qualche amichevole. Spero di darvi qualche notizia in più nei prossimi giorni, perché la Juve si sta attivando per organizzare degli allenamenti congiunti fino al 22-23 dicembre, vitali poi per tenere un certo tipo di condizione in vista del primo appuntamento ufficiale 2023, ovvero la trasferta di Cremona, con la Juve chiamata poi a dare continuità a 6 successi di fila in campionato e in generale a un percorso, quello in queste battute conclusive del 2022, che comunque dà un senso alla seconda parte di stagione. In tanti mi avete chiesto, ma in questo momento parlare di mercato ha senso? Secondo me non è del tutto sbagliato, nella maniera più assoluta, perché poi la Juve, a livello di dirigenza, ha avuto modo di capire quali siano le lacune di questa rosa e soprattutto come lavorare per fare in modo che nella seconda parte dell'annata calcistica ci possa essere davvero un'evoluzione nell'evoluzione. Quindi non è che i nomi che stanno uscendo tutti ora siano invenzioni, anzi, credo che la Juve stia facendo delle valutazioni. Non mi aspetto che a gennaio ci possano essere delle follie economiche, tanto per intenderci alla Dusan Vlahovic, che raffigura un unicum a livello di investimento e la straordinarietà dello stesso, però io ho un quinto a destra che possa far riposare Cuadrado, che magari sappia anche giocare a sinistra, me l'aspetto, punto. Il resto passa dai giovani che stanno crescendo, stanno venendo su bene, dai rientri, penso a Paul Pogba, penso a un Federico Chiesa che da gennaio in poi dovrà essere al 100%, penso a Di Maria, non giudicabile nei suoi primi mesi qua nel capoluogo piemontese, quindi c'è tanto di buono da sviluppare già internamente, però se 3-5-2 sarà, se 3-5-1-1 in pentastabile sarà, un quinto a destra è fondamentale, perché a sinistra tra l'imprescindibile Kostic, Ealing Junior e vi aggiungo anche in certe partite De Sciglio, si può arrivare fino a giugno, mentre a destra, a meno che non si sia deciso di far fare 50 partite a Cuadrado, un cambio serve come, anche perché poi non è giovane proprio le performance dello stesso Kwan, che sicuramente è alle prese con la stagione più difficile da quando è alla Juve, stagione molto complicata, fa fatica a saltare l'uomo, in fase difensiva traballa, ma Cuadrado deve essere un valore aggiunto, deve essere un giocatore che ti fa poche partite ma fatte bene. Se ne fai fare 50 e te le fa sottotono e con ormai l'età che inizia a essere impattante. Però di mercato poi nei prossimi giorni faremo un focus con le tracce, credo che sia anche giusto parlarne. Può essere visto sì come una speculazione giornalistica per cercare di tirare fuori qualcosa quando non c'è nulla da dire, e soprattutto in relazione al fatto che l'Italia non sarà presente ai mondiali e quindi vivremo indirettamente questa competizione. Però io dico sempre, occhio anche alla tipicità di questa stagione, che questi sono i mesi decisivi per definire una serie di strategie. Non sto dicendo che la Juve cambierà decisamente pelle a livello di mercato a gennaio, un po' come aveva fatto lo scorso gennaio, quando ha dato Bentancur e Kulusevski al Tottenham, quando ha preso Vlahovic, non è riuscito a togliersi la Juve per qualche mese Ramsey. Però mi aspetto che un innesto mirato possa essere fatto sulla fascia destra e poi con una visione progettuale in vista di giugno, perché mi risulta che la Juve stia osservando più portieri, quindi
Quindi cosa significa? Che nell'immediato la Juve dorme sonni tranquilli tra Szczesny e Perin, però se si pensa all'insegna lungimiranza è normale andare a visionare Carnesecchi, è normale andare a visionare quanto di ottimo stia proponendo Vicario, e quindi secondo me ci sta come argomento e ne parleremo nei prossimi giorni, ovviamente verificando tutto perché sennò diventa buzzsport. E intanto ci godiamo anche questi giorni. Quel verde oro lì che sta dando davvero un'identità bellissima alla Continasa. Tra l'altro, ve lo posso confermare, ma dubbi non avevamo. Lo staff, la federazione brasiliana è rimasta estasiata, mi sono detto così, dalle strutture della Juventus, dalla disponibilità degli stessi dirigenti bianconeri, e con davvero il Brasile che ha tutto, ma proprio tutto a disposizione per fare questo premondiale, mio re dei modi. Dopodiché, l'ora di pranzo, la partenza sabato in direzione Qatar e la partite. E beh, non si può proprio sbagliare con una rosa così.